first. Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di Tè su Terra, anzi. Oggi, ecco, Final ci scriverà in chat perché non ha la possibilità di parlare in questo istante, per cui lui chatterà. Oggi inizieremo subito con il completare delle missioni che abbiamo... con delle missioni che abbiamo lasciato in sospeso nello scorso episodio. Sì, finché si impianta i cavalli in mezzo. Andiamo qua. Ai ai ai. Vabbè. Sono cose veramente scandalose queste. Tralasciamo questo fatto. Noi abbiamo delle missioni che nello scorso episodio non abbiamo concluso, ad esempio qua. How can I help you? Che non abbiamo concluso. Che non abbiamo concluso per mancanza di tempo e per cui oggi riprenderemo da dove ci siamo lasciati. Lì sono le missioni, quelle della bacheca, che noi non faremo perlomeno per il momento. E iniziamo espando facendo missioni. In teoria Final dovremmo essere di nuovo sincronizzati con le missioni da fare, per cui ad esempio qua c'è un punto di domanda. You need something from me? You get what you pay for in this life. Esatto, preso. E ora dobbiamo che dobbiamo fare? Che dobbiamo mai fare? Apriamo la anzi no. Ci abbiamo un punto di domanda rosso giù per di qua. Andiamo subito a vedere di cosa si tratta. Intanto uccidiamo questi che fanno parte della quest. Visto che abbiamo anche l'esperienza aumentata del 10%, perché ho dovuto attendere 60 minuti per entrare, ad esempio, tipo. Per cui mi hanno aumentato l'esperienza che farò nel gioco del 10%. Qua mi sono incastrato. Lì c'è un coniglio. Ah, ma questo... Questi sono i cosi, quelli... Quello dell'evento. Adesso vedremo cosa c'è dentro. Giusto per vedere il contenuto. Allora, ne avevamo già ucciso in precedenza uno di questi. Cosa sarebbe mai sta cosa? Aprendolo abbiamo trovato Schmilkracker. Che cazzo è? Utilizziamo. Oh mio dio. Non so cosa sia successo. Ho lanciato un missile a una persona, ma... Vabbè, lasciamo stare per il momento, dopo mi informerò meglio su cosa sia successo. Tu Final ne sai qualcosa di ste uova pasquali? Dell'effetto che hanno. Siamo a 3 su 7, continuiamo ad andare giù. Abbiamo una missione. Ti danno oggetti a caso. Sì, noi avevamo ricevuto una specie di bambola voodoo, diciamo. Che poi utilizzandola ha lanciato un missile. A una persona che passava di lì a caso, per di più. Roba che la uccidessi sopra il suo cavallo. Ecco, i mostri diventano verdi e gli viene la X rossa addosso, contornata di rosso perché c'è Final che li avvelena, grazie al suo potere. Che è molto utile, come potremo vedere dopo, con i basilischi soprattutto, e con i boss quelli più forti.
che grazie a quel potere lì li manterrà sempre con un attacco costante, perché il veleno continuerà a fargli danno e non gli farà recuperare vita. Io odio sti mostri piccoli, non riesco a colpirli. Cioè, è una roba assolutamente fuori dal comune. Ok, comunque Final, credo che adesso avremo la missione, quella di difesa di quel del vecchietto lì, del tipo. Ah no. No, prima bisogna parlare con questo. E bisogna fare quella dei bauli, se non sbaglio. Sì, mi sa proprio di sì. For the Federation. Ma dai. Che stressanti, ragazzi. Ottimo. Perfetto. Noi cosa dobbiamo fare? Intanto continuiamo ad uccidere questi affari. Dobbiamo uccidere anche le donne guerriere qua. Ottimo. Perfetto. Non sono molto forti, anche se per il momento hanno parecchia vita. Ottimo. Mancano ancora queste. Grazie. Sperando che siano le ultime. Ma dai. Odio mancare il bersaglio. Che non è possibile. Ogni volta che li faccio quella skill là, che è una delle più potenti, le rischio sempre di mancarle. Ottimo. Anche questa è andata. Quante ne mancano? Cioè, non so, non finisce mai sta questa. È assurdo. Questo dove scappa? Eh no, non scappi mica. Vieni qua. Ottimo. Un po' di magia, un po' di magia. Grazie mille. Finitela quest. Allora, vediamo cos'altro ci manca. Qua abbiamo quest a non finire. Allora, clicchiamo L che si fa in una cosa migliore. Noi ci troviamo in... Ma dai. Ma dai, non ci credo. Guarda quest che abbiamo. Grazie. Oblivion. Tutte queste qua abbiamo ancora. È assurdo. È assurdo. Bisogna uccidere ancora questi. Tanto continuo ad uccidere.
ma razza di animali. C'è, ma schivato in pieno. Ma guarda, che robe assurde. Ottimo. Mancano ancora questi da uccidere, che non so quanti bisogna ucciderne, ma spero il meno possibile. Ancora due. 5-6, conclusa. Un'altra questa è andata. Adesso bisogna uccidere quelli. Grazie per la magia. Ma chi è stato a rovesciarmi? Che questo era stordito. Ma vaffanculo. Ah, non ci credo. Grazie. Ok. Anche questi sono andati. Concludiamo queste quest. Ma doveva esserci anche la pianta carnivora in mezzo, ovviamente. Perfetto. Almeno una se n'è andata fuori dalle balle. Ok, bisogna uccidere i Tuebenius. Tuebenius. Uccidelo o non so cosa fare. Cos'è sto Tuebenius? Sono casse? Sì, sono le casse. No. No, no, non sono le casse, sono i capi, diciamo. Sì, qua abbiamo cosa? Una festa? Non so. Grazie. È assurdo. Cos'è sto coso adesso? Da dove sbuca? Ok. Quest'altro salta. Lì abbiamo un macello praticamente. Ma sto assassino. Ma quanti ne sbucano fuori? È infinita sta storia. Ottimo. Vita. Ok. Là ci sono vite a manetta. Prendiamo anche la cesta, visto che ci siamo, che fa sempre parte della quest. Vieni. Ah, è lì? No, prendiamo questo. Prendo io questo. No, posso. Guarda se si doveva spawnare adesso. Tra tutte le sfighe. Inventory sfug. Ma ti pare possibile una roba del genere? Ma è ridicolo. Cioè, stiamo raggiungendo i limiti della. Del ridicolo. È una roba pazzesca. Vaffanculo. Guarda, se adesso questa mi fotte la mia cassetta, che ho appena droppato. La spacco. Via, non voglio nessuno in mezzo. Qua, perché? Cos'è sta roba? Ma si può sapere. Via, tutta sta schifezza. Dovevo vendere, lo sapevo che dovevo vendere. 1 su 6. Prendiamo questa. Due su sei. Poi perché prima non me la faceva prendere, che avevo liberato un posto, non si sa. Ma comunque, oh, guarda qua, che gentile, ci ha liberato lo spazio e noi gli prendiamo le casse. Grazie,
noi non ci facciamo troppi problemi, lasciamo a lei i mostri e a noi le casse. Ancora due, eccole là. E la quest dei boss qua l'abbiamo finita. Ma va. Dov'è la cassa? L'hai già presa? Grazie, grazie, eh. Grazie, grazie, grazie. L'hai rispettato. Vabbè, dai. La prossima cassa è qua. Fuori queste due. E l'ultima cassa. Dai. Ottimo. Abbiamo concluso tutte le missioni con questa, spero. Per cui ce ne torniamo di qua. Andiamo fino giù in fondo, che abbiamo, che dobbiamo concludere le missioni laggiù anche. Bella idea usare il cavallo. Infatti adesso. E qua siamo arrivati al piccolo campo base. Qua non mi danno nessun equipaggiamento, ovviamente. Altre missioni. You must be lost. Per fortuna stavo per accettare la missione continua, ma l'ho evitata per un soffio. E ora che abbiamo accettato anche queste, bisogna tornare fin su al villaggio, quasi. Sì, bisogna tornare su al villaggio, praticamente. Ok, così vado a vendere una volta per tutte. Perché non ho più, non ho neanche più uno cioè, ho due spazi. È assurdo. Quanti soldi ho? Due monete d'oro. E un po' di... cagate. Facciamo questa intanto, visto che andiamo in su. Aspetta che scendiamo dal cavallo. Pedra. A Pegasus. Sì, vabbè, ma finiamo questa e dopo andiamo in su. Cioè, dopo concludiamo il video. Ma che cazzo? Già che no. Oi oi. Sì, è nostro, è nostro. C'ha la vita sopra per qui. Ma dai, ma quanto cazzo di vita perde per dei mostri del genere? Sei un impedito. E io ancora di più non riesco a colpire sti affari. Affanculo, peddler. Guarda. Lui si guarda in giro invece che continuare a scappare. Cazzo, ma scappa? Cosa aspetti? Madonna, non lo so io. Sti mercanti del giorno d'oggi. Guarda, guarda se è possibile una roba del genere. Sei vergognoso, peddler. Vergognoso. Guarda sta qua! Ma muore! Ma non guardarci noi mentre combattiamo! Continua ad avanzare tu, per l'amor del cielo! Ti spirono!
Dove sta andando? Guarda, ma che vergognoso. Questi sono anche per la quest. Li faccio fuori subito. Grazie. Che se aspettava me per far fuori sti qua passava 80 anni. Cosa stanno dicendo? Ah, ma è qua, c'è anche il gigante. Ma muori, rotolone. Un altro rotolone. Mi prendi in giro? Dai su. Vedi di darti una mossa. Oddio, avrà st'altro che inizia a rotolare. Qua ci hanno lasciato una vita. Ottimo. È quasi arrivato il villaggio. Col suo passo fulmineo, ovviamente, sta bruciando il terreno dietro di lui dalla velocità. E dai, santo cielo, non so io. Datti una mossa, datti una mossa. Ancora che parli? Ritieniti fortunato che non ti abbia ucciso io per la perdita di pazienza. Guarda, se si dà una... Dai, su. Ancora, ancora, che borbotta, su. Stai zitto. Perfetto, te l'ha contato, spero, no? Sì, in teoria. No, no, quello lì è un'altra cosa che... Credo. Ti parte la missione, credo. You need something from me? Meglio non farlo. You get what you pay for in this life. Accetto. Oppure no, ti parte o no? No! Wow! Per fortuna, stavo per fare partire la missione io. Mio Dio, se partiva ero fottuto. Vabbè, concludiamo qui l'episodio con la fine di quella dannata missione di Pedlar. E per le prossime missioni continuateci a seguire nei video futuri. Se vi piace la serie potete iscrivervi al canale, così ci farete ben che felici. E niente, noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti.